Gli ordini professionali hanno ancora un senso? E se lo hanno, non è ora di mettere mano ad una riforma che tenga conto che professionisti, non solo i medici, gli avvocati, i commercialisti o gli ingegneri e i giornalisti, questi ultimi fra l'altro per lo più dipendenti. La questione è sul tavolo da anni ed è fra le più controverse per tutto il sistema Italia. Ma anche se può essere fonte di discussioni o polemiche, deve essere affrontata. Le trasformazioni del mondo del lavoro hanno fatto progressivamente emergere professioni che oggi non sono riconosciute attraverso un ordine che ne regola la formazione e le modalità di svolgimento, comprese sanzioni e deontologia. Eppure il tema di norme capaci di dare garanzie a tutti, a chi lavora in un settore e agli utenti, è fondamentale, e lo è tanto più se si tratta di lavori che hanno a che fare con la nostra salute e la nostra sicurezza. E da questo punto di vista un faro particolare deve essere oggi acceso intorno alla professione del cuoco, a maggior ragione considerando i cambiamenti che negli ultimi anni hanno caratterizzato il lavoro in cucina. Il cuoco italiano è ormai uscito da un ambito quasi esclusivamente turistico alberghiero, quasi sempre come dipendente, per trasformarsi da un lato in gestore di locali, il patron, e dall'altro in consulente dell'industria. Da un 95% di cuochi inquadrati come dipendenti subordinati neanche 20 anni fa, oggi si registra un 32% di lavoratori autonomi. Un motivo più che sufficiente per sollecitare un adeguamento delle leggi che regolano l'accesso alla professione, tanto che non a caso la FIC, Federazione Italiana Cuochi, ne ha fatto uno degli obiettivi principali della sua strategia del Cuoco 3.0. Occorre in pratica dare più tutela ad una professione che è priva di un ordine. Un qualche cambiamento è fra l'altro imposto dal Job Act, nonché dalla necessità di fissare con più precisione le politiche di formazione professionale e i criteri di accesso ad un lavoro che, come detto, ha sempre più impatti diretti con la nostra salute. Ci sono competenze e livelli di certificazione che devono assolutamente essere introdotti per tutti coloro che hanno a che fare con la trasformazione del cibo. Cuoco è un termine ampio e forse fin troppo generico, ma indica con precisione un ruolo, anche sociale, nel quale ricomprendere pasticceri, pizzaioli, gelatieri, eccetera. Ognuno ha un ruolo e competenze che devono essere però accertate e valide verso tutti. Non è più tempo del fai da te e il riconoscimento di uno status professionale preciso è più che mai fondamentale.